non c'è nessuno che si faccia vedere. Allora Totti con il sinistro, prova a lanciare per Grosso, che riesce a far passare il pallone. C'è ancora spazio per un traversone, prova a prendere lo spazio a Grosso. Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore. Ne ha saltati due, ha fatto finta di crossare, è entrato dentro, calcio di rigore netto. Qui Grosso che fa secco a Bresciano e poi salta Nil che lo butta giù. Forse no, no, non c'era, non lo butta giù, no, no, non c'era, non c'era, no, non c'era, non dobbiamo c'era. Dire non c'era, non c'era, ci può essere danno procurato. E se questo è il mondiale di Totti, questo è il momento. La partita è già finita. Totti contro Schwarzer. Francesco! Totti! 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 1-0! Qui precisione e potenza. Dato deciso, ha battezzato l'angolo, non c'è stato nulla da fare, tirato benissimo. Cinquanta minuti sul cronometro, non facciamoci ammonire, è finita, l'arbitro aveva fischiato prima. È finita! Chiudete le valigie! Si va ad Amburgo! Si va ad Amburgo! Chiudete le valigie perché siamo riusciti a portare a casa un ottavo di finale incredibile! Incredibile! Ma se c'è un segno del destino, questo è un segno del destino! Totti che ci porta agli ottavi, la prima partita che non ha giocato! Sì, grande sofferenza, secondo me un'espulsione esagerata, quella su Materazzi ha condizionato un po' tutta la gara dei nostri nel secondo tempo, ma abbiamo saputo soffrire e alla fine abbiamo vinto sul calcio di rigore che Grosso se l'è un po' cercato. Andiamo tutti sotto la doccia, amici, andiamoci a far scivolare la paura di dosso, ne abbiamo avuta tanta, però siamo avanti, siamo ai quarti di finale e se c'è un segno del destino, questo è un segno del destino. Super Sport.